Non chiediamo tanto, 5,29 euro base del ticket. C'è gente che hanno 20 anni che lavorano qua, che hanno sesto livello. Sesto livello vuol dire che base, prendono pochissimo, lavorano tantissimo. Non chiesto di levare il blocco. Giornalmente in questo magazzino, tra fornitori che entrano, camion che consegnano, ci sono un flusso che va dai 400 ai 500 mezzi. In questi 10 giorni complessivamente sono potute entrare e uscire 20 mezzi. Tutto questo perché no, i lavoratori sono ribellati perché vogliono che la CLO applica il contratto nazionale come si deve. Cioè, manca la malattia, gli istituti non sono pagati al 100%, gli istituti, tredicesima, quattordicesima, i ferri, i livelli non sono adeguati al contratto nazionale. Cosa dura senza paura! Da quanti anni lavori qua? Da 10 anni lavoro qua io, 10-12 ore al giorno. Con questi comportamenti affondiamo. È una crisi di sistema che si ripercuote su alcuni settori come sono quelli della movimentazione merci, dei trasporti, del multiservizi, della guardiania, dove oggettivamente le retribuzioni sono troppo basse e il mercato è contaminato da soggetti, come avete verificato anche voi con interventi della magistratura su player internazionali, dove alla fine chi non paga i contributi e evade le tasse sopravvive. Noi come cooperativa siamo coloro i quali hanno le tariffe più alte del nostro settore, almeno in Lombardia. Perché abbiamo le tariffe più alte? Perché se la retribuzione lorda è 9 euro all'ora, a noi costa 21-22 euro all'ora il costo del lavoro. Stipendio medio, gente che lavorano 12 ore al giorno, 1300 euro, 6 giorni a settimana, da lunedì a sabato. È chiaro che poi arriva un altro concorrente e gli offre un terzo della tariffa in meno e magari riesce a far arrivare il 5-10% in più in busta paga ai propri lavoratori. Secondo voi come fanno? Loro stanno dicendo, la CLO stanno dicendo che non ci hanno i soldi per dare ai lavoratori e la Coop che deve sganciare i soldi a loro deve alzare la tariffa per pagare i lavoratori. Quindi tutto tra la Coop e la CLO. Niente, noi adesso abbiamo fatto un'apertura con le forze dell'ordine, adesso sono entrati tutti i camion e aspettiamo un po' finché vanno via e ritorniamo. Ritorniamo qua finché i lavoratori avranno i loro diritti.